Il mal dell'esca della vite è una malattia complessa causata da diversi agenti patogeni numerosi che causano danni al legno e si esprimono attraverso sintomi fogliari sulla pianta, causando in questo caso danni alla produzione in termini di quantità e di qualità. Una cosa per la quale la maggior parte dei ricercatori è d'accordo è l'importanza della ferita di potatura, perché da studi fatti restano pervie e quindi sensibili all'infezione per tanti mesi. La prolungata suscettibilità delle ferite alla infezione e quindi la mancanza di prodotti chimici a così lunga persistenza ci ha indotto a fare delle ricerche, a tentare una sperimentazione che comprendesse l'azione di microrganismi, in particolare del tricoderma, tale per cui il microrganismo potesse colonizzare la ferita e quindi in questo caso impedire, anche esercitando la propria azione, l'ingresso di patogeni dell'esca. Questa azione è stata condotta di concerto con il gruppo della professoressa Laura Mugnai dell'Università di Firenze e con la società Isagro, grazie alla quale abbiamo realizzato una serie di ricerche che hanno permesso di verificare un'efficacia del prodotto nei confronti dei patogeni associati alla malattia. Dal 2010, a seguito dei buoni risultati di laboratorio delle prove condotte dalla professoressa Mugnai e dal dottor Di Marco, si è creato un gruppo di lavoro costituito, oltre che dai tecnici Isagro, anche dal gruppo Montermini e dal gruppo per le uve del dottor Bigot, al fine di definire un protocollo sperimentale per valutare l'attività in vigneto. Il prodotto utilizzato, frutto della ricerca Isagro, è un agrofarmaco biologico a base di due tricoderma, Sperellum e Gamsi, registrato per la prevenzione dei marciumi radicali e del mal dell'esca della vite. La presenza di due isolati conferisce al prodotto una maggior garanzia di adattabilità alle varie condizioni climatiche o pedologiche. Sulla vite, il micelio è in grado di colonizzare le ferite da potatura, creando una barriera fisica e biologica tale da impedire l'ingresso di nuovi patogeni, proteggendo così le piante da nuove infezioni. Nella messa a punto di un protocollo pluriennale per la valutazione dell'efficacia, la principale difficoltà affrontata è stata il rilievo dei sintomi, poiché non si presentano sulla stessa pianta tutti gli anni e possono essere presenti a gravità diverse in anni differenti. Nell'ambito del protocollo è stata messa a punto una metodologia sperimentale di rilievo secondo una scheda con una classificazione dei sintomi in diverse intensità e gravità del danno poco prima della vendemmia, quindi a fine stagione. Si è quindi proceduto a una mappatura vite per vite dei filari interessati alla prova. Sono state fatte circa dalle 400 alle 800 piante per ogni tesi, per ogni vigneto, per 5 anni su ogni singola pianta, trattate e non trattate. Sono state inoltre annotate anche le piante morte o piante affette da altri sintomi. Alla fine dei 5 anni i risultati sono stati molto interessanti, in quanto c'è una costante diminuzione delle piante sintomatiche, che in alcuni vigneti arriva fino al 50% della diminuzione dei sintomi, in altre la diminuzione è inferiore, ma comunque è sempre rilevabile rispetto al non trattato. In Friuli sono stati impostate circa 9 vigneti con conduzioni diverse, tutti di Sauvignon. Questo ci ha permesso anche di valutare i risultati anche in funzione della conduzione fitoiatrica, quindi sia nel biologico che nell'integrato, dei risultati finali. Mettere a punto un protocollo di difesa con l'utilizzo dei vari tricodermi non è stato facile. Ecco, ricordiamo che il trattamento va eseguito quando le temperature cominciano ad andare oltre i 10 gradi, normalmente finita la potatura, fino alla fine dell'epoca del pianto, perché fino a quel momento i funghi non sono pericolosi. Il dosaggio è di 1 kg per ettaro e mediamente vengono usati 400 litri per ettaro. Dalle sperimentazioni eseguite dal 2010 ad oggi nell'azienda Ghizzoni di Novellara abbiamo ottenuto con l'uso dei due tricoderma ottimi risultati, perché abbiamo una riduzione del 50% dei sintomi sia
delle foglie colpite, delle piante colpite, ma anche delle piante morte all'interno del vigneto, rispetto ovviamente alla parte non trattata testimone. Ci troviamo a Fontana Fredda, un'azienda fondata intorno al 1860 e che da sempre produce vini di grandissima qualità. Il principale di questi vini è il Nebbiolo da Barolo. In questo areale il programma Nadesca esiste da tempo, da sempre utilizziamo dei mezzi agronomici per contenerlo, ma finalmente da qualche anno possiamo utilizzare un'arma in più, che è il tricoderma. Noi abbiamo iniziato a utilizzare Remedial nel 2011, dopo 2 anni di sperimentazione, visti gli ottimi risultati, siamo passati a utilizzarlo in tutti i nostri vigneti. Tricoderma è una soluzione molto importante per noi perché è in linea con la nostra filosofia di un'azienda che ormai produce tutto in agricoltura biologica, e questo è assolutamente una soluzione ideale. Per i produttori della cantina di Soave, le malattie del legno non sono tanto sui vigneti a bacca bianca, quindi a nostra garganica, ma principalmente le uve a bacca rossa, quindi la corvina, il corvinone dell'area del Valpolicella. Nel 2010 abbiamo iniziato la sperimentazione su uno dei nostri vigneti di corvina che consideravamo quasi perfetti. Dopo il primo rilievo, oltre il 30% di piante erano con sintomi più o meno lievi. Nei 5 anni successivi siamo andati avanti con la sperimentazione, ma soprattutto con la mappatura annuale, ed è questo che ci permette di capire quali piante possono avere un degeneramento qualitativo, perché producendo Valpolicella, producendo quindi Amarone, il fatto di dover risostituire qualche pianta ci ha fatto quantificare in 5 anni una potenziale perdita economica anche di quasi 5.000 euro per ettaro. Il consiglio appunto di utilizzare Remedier, a mio avviso, è doveroso, in quanto è un'assicurazione sulla vita del giovane vigneto. Ci troviamo nell'azienda Felsina, una delle aziende storiche dell'area del Chianti Classico. Qui a partire dal 2011 abbiamo fatto dei trattamenti in vigneto con il prodotto Remedier. Le prove sono state fatte per 3 anni. Abbiamo fatto dei trattamenti a filari alterni. Nelle parti trattate abbiamo visto che il 50% delle piante hanno avuto una sintomatologia inferiore rispetto a quelle non trattate. Ma cosa ancora più importante è la mortalità delle viti. Nella parte trattata le viti sono rimaste vive per il 40% in più rispetto alle altre. Ci troviamo a Mirabella e Clano, in una delle tenute di proprietà dell'azienda Mastro Berardino. Siamo nell'areale di produzione del Taurasi di OCG, che insieme al Greco di Tufo e al Fiano di Avellino rappresentano le 3 denominazioni di origine controllate e garantite della provincia di Avellino. In questa tenuta sono presenti anche dei vigneti di Aglianico che hanno oltre 40 anni, da cui produciamo alcuni crudi Taurasi. A partire dal 2014, visti i risultati interessanti delle prove sperimentali, applichiamo il Remedier sui vigneti di questa tenuta e anche nei vigneti che coltiviamo all'interno dell'area archeologica di Pompei, in ottica preventiva contro le infezioni del mal dell'esca.